La nostro centro eseguiamo, cerchiamo di seguire quelle che sono le tecniche, ma anche da un punto di vista assistenziale, più moderne che ci sono attualmente. Quindi siamo costantemente aggiornati. In particolar modo adottiamo già da 2 o 3 anni il protocollo ERAS, che vuol dire che non vuol dire dimissione rapida del paziente, non deve essere sminuito questo protocollo solo in questo, ma comprende tutte quelle procedure che partono già dalla pre-ricovero fino alla dimissione del paziente, che determinano il concetto che il paziente non solo sta meno in ospedale, ma ci sta con una qualità di vita nettamente superiore e riprende molto più rapidamente tutte quelle che sono le sue attività pre-intervento, anzi migliorandole, perché cala il suo peso. Così ne deriva, ad esempio, tanto per sottolineare alcune tipologie di pazienti, devono fare una dieta iperproteica preoperatoria, con quindi riduzione delle dimensioni del fegato, pazienti con steatosi epatica, il paziente che entra al mattino, e quindi questo è già un pre-ricovero rapido, quindi rientra nel protocollo ERAS, generalmente nel nostro caso non mette mai né catetere né sondino. Il sondino viene utilizzato solo in sala operatoria, ma a risveglio, salvo situazioni particolari, non ha il sondino, e questo comporta sicuramente una più rapida ripresa del paziente. La sera dell'intervento si deve già alzare, e noi troviamo che al mattino la maggior parte di questi pazienti passeggiano già nel reparto, anche quelli aventi un BMI particolarmente elevato.